Buonasera ai telespettatori di Rete 8, un saluto anche ai lettori del quotidiano Il Centro, perché grazie a questa sinergia vi proponiamo anche oggi una nuova tribuna di approfondimento sulle sfide elettorali che porteranno le città abruzzesi al rinnovo dei consigli comunali e all'elezione dei nuovi sindaci il prossimo 3 e 4 ottobre. Oggi siamo nel comune con la popolazione più alta interessata dal voto, vale a dire il comune di Vasto, e siamo ospiti della Confindustria Chieti Pescara, appunto della sede vastese storica dell'Asso Vasto, ma appunto della Confederazione degli Industriali. Per questo io ringrazio in particolare il presidente e il direttore generale di Confindustria per l'ospitalità che ci ha dato e naturalmente anche per questa partnership ulteriore che si aggiunge all'evento di questa sera, che servirà a mettere a confronto i programmi e le proposte dei candidati sindaci di Vasto, rispondendo alle domande mie e del collega Rossano Orlando, che è tornato con noi nella squadra elettorale di Rete 8, che Buonasera a saluto, tutti, grazie per l'invito, grazie. e che appunto sarà soprattutto lui, curando molto le pagine appunto dell'area di Chieti, Lanciano, Vasto, a soffermarsi sugli aspetti più importanti di questa campagna elettorale. I candidati sindaci di Vasto sono sei. Dico subito che Anna Rita Carugno, per un problema intercorso all'ultimo momento, non può partecipare, ampiamente giustificata. Per quanto riguarda gli altri, sono presenti al momento quattro dei candidati sindaci. Ci raggiungerà tra poco Alessandra Notaro e sono presenti gli altri quattro, che sono Dina Nirvana Carinci, Buonasera. Francesco Menna, Buonasera, grazie a tutti voi. appunto diciamo Alessandro Lotaro, che non è ancora arrivata, Guido Gian Giacomo Buonasera. e Angela Pennetta. Buonasera, grazie per l'invito. In questo ordine sono stati sorteggiati per rispondere alla domanda iniziale, che è sempre la stessa da parte mia, che è quella appunto di una presentazione di se stessi, della propria coalizione e delle motivazioni che stanno spingendo le loro candidature in questi giorni di campagna elettorale già abbastanza avanzata a Vasto. Prima a rispondere Dina Nirvana Carinci, per 2 minuti e mezzo. Grazie direttore. Appunto sono Dina Carinci, ho 55 anni, sono un avvocato, ho esercitato per circa 14 anni la professione, dopodiché nel 2006 ho cambiato il mio lavoro e sono attualmente il direttore di un polo liceale di questa città. Dal 2016 sono consigliere comunale, sono stata eletta nelle file del Movimento 5 Stelle qui a Vasto. E ho iniziato lì la mia esperienza politica, un'esperienza davvero bellissima. Io dico di crescita politica, ma soprattutto di crescita personale. E lo scorso anno il gruppo del Movimento 5 Stelle Vasto mi ha scelta come candidato sindaco alle prossime amministrative. Io ho accettato ponendo però delle condizioni. Innanzitutto non andare da soli, perché l'esperienza di 5 anni fa, quando ci siamo presentati con un'unica lista e abbiamo preso ben il 20% dei voti, ci ha fatto capire che da soli non si può andare da nessuna parte. La seconda è stata quella di non allearci con dei partiti politici. E loro hanno accettato assolutamente queste condizioni, anzi le hanno condivise con me, per cui è iniziata questa avventura. Questi 5 anni sono stati veramente, come dicevo, molto, molto belli per me. Ho fatto un'opposizione sicuramente dura, lo ammetto, ma è stata sempre argomentata. Non mi sono mai rivolta al consiglio con azioni strumentali e soprattutto quando non avevo nulla da dire stavo zitta, perché per me non si può fare una politica strumentale quando ne va degli interessi dei cittadini. E proprio l'esperienza fatta all'opposizione mi ha fatto capire che Vasto ha bisogno decisamente di un cambiamento vero. Deve crescere e noi vogliamo provare a crescere, a far crescere questa città, portando avanti il nostro programma, un programma che è stato creato
insieme ai cittadini, grazie ai 13 incontri di quartiere che abbiamo fatto durante questi mesi, prima ancora che si iniziassero a scaldare gli animi per la campagna elettorale. Incontri durante i quali io non ho parlato, ho lasciato parlare i cittadini e grazie al loro contributo abbiamo appunto realizzato questo programma amministrativo. Infatti in ogni pagina di questo programma ci sono delle cose che ci sono state chieste dai cittadini e in questo programma vengono fuori tutte le necessità, le criticità, quei bisogni che loro hanno messo in evidenza in questo periodo. Bene, grazie per essere proprio stata sul fil di sirena, come si suol dire. Il prossimo intervento sarà quello di Francesco Menna, sindaco uscente e lui spera rientrante della città. Buonasera, mi chiamo Francesco Menna, sono stato eletto sindaco a 38 anni, consigliere comunale nel 2011. Mi ricandido a sindaco della città, oggi ho 43 anni, sono segretario comunale in aspettativa. Ho costruito intorno alla nostra coalizione 7 liste, 167 candidati che mi auguro siano la nuova classe, sicuramente saranno la nuova classe dirigente della città, intorno a un programma che porta a conclusione le opere in itinere e porta in dotazione le nuove opere, la nuova programmazione per la città che verrà, per la città del futuro. Tante le opere realizzate, tante le scommesse vinte, abbiamo affrontato anche periodi insieme alla città, alla nostra comunità, periodi difficili ma con grande impegno e con grande dedizione. Mi ricandido per non lasciare le cose a metà, mi ricandido perché amo la mia città, mi ricandido perché credo che la sindacatura nella politica sia la massima espressione di vicinanza al cittadino, per essere sempre e comunque un sindaco con la porta aperta, con il telefono squillante, un sindaco per tutti. Bene, vuole dirci qualcosa anche sulla coalizione, Menna? La coalizione si compone di 7 liste, vede al suo interno il Partito Democratico, alcune liste civiche, nuove liste civiche, una grande aggregazione, per la prima volta nella comunità di centrosinistra in questa città una coalizione che arriva a 7 liste, quindi una grande adesione attorno al nostro progetto di città, alle tante pagine di appunti presi, alle tante pagine di appunti realizzati e da realizzare. Una coalizione che vede 167 candidati a consigliere comunale, di cui almeno 150 sono una novità per la nostra città e saranno loro la vera ricchezza del territorio, perché dovranno essere, consenso permettendo, ma anche se vorranno essere classe dirigente militante nei partiti, saranno appunto l'espressione massima di quei giovani, di quegli uomini, di quelle donne che negli occhi e nel cuore portano l'idea di città e di un programma e che saranno appunto classe dirigente, cioè coloro i quali in futuro, dopo di me, dopo di noi, dovranno occuparsi della cosa pubblica e quindi espletare funzione pubblica e quindi occuparsi dei problemi, dall'ordinario allo straordinario, ascoltare gente, rispondere al telefono, correre chilometri di strada, di asfalto, per appuntare tutto ciò che bisogna fare per rendere questa città la città del benessere, la città, come piace a me definirla, della gioia. Grazie Francesco Menna, ci ha raggiunto intanto qui in sede di Confindustria l'altra candidata a sindaco di Vasto, Alessandra Notaro, io saluto e ringrazio, e alla quale chiedo appunto le ragioni della sua candidatura e anche la presentazione delle forze che si aspetta possano sostenerla in consiglio comunale. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Io ho iniziato questo percorso un anno fa su sollecitazione di alcuni amici e condividendo con loro un'analisi sulla situazione di Vasto che ci appariva a tutti ormai abbandonata, senza alcun tipo di politica per lo sviluppo, per il territorio, inteso chiaramente in maniera molto più ampia di quello che può rappresentare il territorio comunale. E abbiamo deciso di partire insieme, io fino a quel momento avevo fatto un altro lavoro, mi ero dedicata alla giustizia ricoprendo il ruolo di giudice di pace di Vasto. E quindi ho deciso di lasciare il mio lavoro per dedicarmi a questo territorio. Il percorso è stato lungo perché siamo una forza nuova e quindi dovevamo costruire
il nostro progetto, il nostro programma, partendo chiaramente dal desiderio di essere innovativi, di essere decisamente più operativi su tutto il territorio comunale. Nel corso del cammino ho incontrato diverse componenti politiche anche di questo territorio, soprattutto in riferimento al centrodestra, al quale ho proposto di camminare insieme. Chiaramente, insomma, i partiti hanno delle logiche che non appartengono al mondo del civismo, al quale noi sicuramente apparteniamo invece, e quindi, insomma, il centrodestra ha preferito esprimere il suo candidato identitario. Nel frattempo si è affiancata a me una porzione di centrodestra che ha creduto nel progetto e nel programma, rappresentato da Alessandra Cappa, consigliere comunale della Lega per 5 anni in questo comune, quindi nell'opposizione, ed insieme abbiamo cominciato a lavorare alacremente per una proposta di modello dinamico della città. Attualmente siamo riusciti a presentarci a questa competizione elettorale con 4 liste. La mia, che è, cioè la mia, più che altro quella che è nata dall'aggregazione primaria, che è quella della Buona Stagione, un'altra lista civica, che è quella di Per Vasto, dove Alessandra Cappa sarà il capolista. E poi abbiamo avuto anche l'adesione dell'ex coordinatore di Forza Italia, Zuccaro, e infine abbiamo Azione come il partito di Calenda, che è la prima volta che si propone agli elettori. Grazie Notaro. Ora sentiamo Guido Gian Giacomo, anche egli ci presenterà la sua candidatura e il quadro di forze che sostiene questa sua sfida elettorale. Gian Giacomo. Sì, buonasera, io sono Guido Gian Giacomo. Sono nato a Vasto il 27 giugno del 67, quindi ho 54 anni. Ho una figlia e svolgo l'attività e la professione di avvocato. Ho iniziato a fare l'avvocato a Vasto, città in cui sono nato e in cui vivo da sempre, nel 93. Contestualmente, per i primi 5 anni, dal 93 al 98, ho fatto anche l'esperienza di magistrato onorario, all'epoca si chiamava vicepretore, che ho lasciato perché nel 98 ho iniziato la mia attività politica. Dopo aver fondato il Partito di Forza Italia a Vasto, è uno dei primi club anche in Abruzzo, e da quel momento sono entrato in Consiglio Comunale e fino ad oggi ho rappresentato il Partito di Forza Italia sempre come capogruppo all'interno del Consiglio Comunale. Ho avuto un'esperienza amministrativa dal 2001 al 2006 con il sindaco Filippo Pietrocola, anche gli ultimi 5 anni in cui il centrodestra ha governato la città di Vasto. E nel corso di quella consigliatura io ho assunto l'incarico di assessore ai lavori pubblici, alla pianificazione territoriale, per un breve periodo anche all'urbanistica e al personale per tutto il periodo. Quindi ho maturato l'esperienza che successivamente mi ha consentito, credo, di svolgere un'opposizione per quanto possibile sempre costruttiva nei 15 anni in cui la città di Vasto ha scelto, i cittadini hanno scelto di essere rappresentati da un'amministrazione centrosinistra. E poi nei tempi recenti, come noto, il centrodestra, dopo una gestazione non facile, ma questo avviene in tutte le parti d'Italia, in quanto il centrodestra si compone di 3 liste di identica e paritetica importanza, a differenza di altre coalizioni, quindi è necessario che, essendo un condominio piuttosto affollato, le decisioni assembleari vengano prese non in tempi rapidi. Ciononostante, la mia candidatura, emersa in una fase terminale di queste trattative, ha riunito non solo le 3 liste principali, quindi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma una volta avuto l'incarico da questi 3 partiti, una specie di mandato esplorativo, sono riuscito a contattare anche l'UDC, che ha subito aderito alla nostra iniziativa, a contattare il Rinascimento Sgarbi, che ha aderito alla nostra iniziativa, a contattare Autonomi e Partite IVA, un movimento che si presenterà la prossima volta anche in Parlamento, che ha aderito alla nostra iniziativa, e anche i rappresentanti di Toti, Cambiamo con Toti, che ha aderito alla nostra iniziativa. Dal che ho generato 5 liste, scusate, oddio, prego, prego. Lungo, 5 liste che praticamente mi supportano, di cui 3 sono appunto di partito, la quarta è una lista civica che comprende anche i simboli che non sono riusciti a comporre un'intera lista, e la quinta è Movimento Vasto,
una realtà civica che si è agganciata. Il resto ce lo diremo nel seguito. Il mio programma si compone di 31 pagine e prevede delle cose che io intendo fare subito, non nei 100 giorni che ricordano le esperienze napoleoniche, e successivamente scelte di più lungo periodo che io definisco strategiche, di cui avremo modo di parlare. Su questo torneremo nel merito delle prossime domande. Angela Pennetta, candidato sindaco, può presentare appunto lei stessa e la sua squadra. Buonasera, sono Angela Pennetta, ho 58 anni e mi pare essere la più anziana dei candidati sindaci. Sono avvocato penalista da 30 anni e ho un figlio e ho una madre di 93 anni con la quale viviamo tutti insieme. E non ho mai fatto politica, quindi siamo coloro che si candidano con me. Più o meno sono nella mia stessa situazione. Il perché ho fatto questa scelta è semplice, perché già da 2 anni fa ho costituito un comitato civico denominato Comitato Civico L'Arcobaleno, attraverso il quale ho portato avanti delle battaglie civiche molto importanti. Siamo partiti con la battaglia del Tribunale e siamo in difesa della sopravvivenza del Tribunale di Vasto, e ci siamo recati a Roma con 29 sindaci del Vastese, e devo dire che in questa battaglia mi è stato molto vicino il sindaco Francesco Menna e il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, con i quali siamo entrati a parlare con il sottosegretario, il quale ha apprezzato molto questa nostra azione, perché i sindaci rappresentano la società civile, e quindi ci ha fatto capire che fino a quando andavamo come avvocati avremmo soltanto difeso delle nostre istanze di interessi forse personali per continuare a lavorare a Vasto, andare insieme ai sindaci e alle persone che rappresentavano la società civile a Roma ha significato far comprendere davvero a chi è nelle buie stanze romane che il Tribunale di Vasto non si tocca e non si deve toccare. Abbiamo continuato nella battaglia per l'ospedale, perché è un'altra struttura assolutamente fondamentale per il territorio, e anche in questa battaglia sono sempre stata affiancata sia da Tiziana Magnacca sia da Francesco Menna, i quali hanno capito che la difesa del territorio è una difesa che deve unire tutti, al di là delle scelte o delle collocazioni politiche. E mi candido perché ovviamente vedo delle storture, o comunque vedo che non è stato, a mio avviso, realizzato appieno ciò che forse avrebbe dovuto fare meglio, e quindi ci vogliamo mettere tutti noi stessi per cercare di migliorare la nostra città. Grazie avvocato Pennetta. Adesso microfono al collega Rossano Orlando, che introdurrà i singoli temi di questa campagna elettorale a Vasto, una campagna sulla quale ti chiedo un giudizio preliminare su come si sta svolgendo finora, Rossano. Beh, intanto ci troviamo nella città più grande, diciamo, interessata a questa tornata elettorale. Vasto fa segnare più di 40.000 abitanti, è il secondo centro più importante della provincia di Chieti per popolazione residente, ed è anche, se non ricordo male, il terzo centro della provincia di Chieti per estensione territoriale, quindi penso che abbia avendo un territorio ampio e anche dispersivo anche dal punto di vista del controllo, della manutenzione, anche per tante altre cose. E comunque, diciamo, anche il numero dei candidati a sindaco sono anche diversi, sono tanti, quindi, rispetto alla popolazione. Però vedo che comunque tutto si sta rapportando in un clima, da quello che è noto, almeno di grande cordialità tra i vari aspiranti sindaci, e questo vi fa sicuramente onore. Mi viene da pensare al famoso cursus honorum di una volta, no? Una volta si candidava a sindaco perché magari si aspirava poi ad avere una carriera anche a livello regionale, a livello nazionale. Oggi vedo che il cursus forse è un po' sceso, perché magari non ci sono più partiti o schieramenti di riferimento. Gli honorum anche meno, perché non siamo più nella Seconda Repubblica, quindi ci sono molti meno nastri da tagliare e sicuramente più avvisi di garanzia da ricevere, probabilmente sarà così.
Però intanto mi fa piacere che ci sia gente anche in questo territorio che risponde ad una chiamata, è un dovere morale candidarsi, quindi da questo punto di vista questo vi fa specie. Io partirei con una prima domanda, intanto ti ringrazio direttore per l'invito e ringrazio anche le associazioni industriali perché ci ospitano in questa sede. Qualcuno di voi ricorderà che nel 2003 questa città è stata set di un film, Il posto dell'anima, di Riccardo Milani, in cui si parlava delle vicissitudini di alcuni lavoratori che avevano perso il posto di lavoro perché alcune aziende avevano deciso di andare via. Sono passati 20 anni, i problemi sono tanti, si sono anche probabilmente moltiplicati. Ecco, vi chiedo, questo è un territorio che è interessato anche da una zona industriale importante come quella di Punta Penna e contigua a quella di Piana Sant'Angelo di San Salvo, che vive un periodo un po' difficile, almeno dal punto di vista delle prospettive occupazionali. C'è anche il rapporto della conflittualità, tra virgolette, con l'area naturalistica di Punta d'Erci. C'è anche la ZES che va calata praticamente sul territorio e ovviamente alla quale vanno date anche le gambe per camminare. Ecco, come vi ponete nei vostri programmi nei confronti dell'occupazione, del lavoro e dell'industria? Allora, giusta domanda, perché qui siamo in sede di Confindustria, un polo industriale molto importante, vasto. Oggi peraltro c'è la prima visita, il primo open day ad Amazon, che è una grossa realtà proprio qui vicino. C'è il tema del porto, dello sviluppo, delle infrastrutture. Francesco Menna è il primo sorteggiato a rispondere a questa domanda. Grazie. C'è una grande crisi industriale che sta attraversando il nostro territorio, una crisi occupazionale che riguarda principalmente tre grandi realtà produttive, la Pilkington, la Denso, la Sevel, ma in particolare il territorio. Come rispondere di fronte a questa emergenza? Cosa fare per continuare a conservare posti di lavoro nel pubblico e nel privato? Ma soprattutto cosa dire rispetto al fatto che io considero, caro direttore, l'arrivo di Amazon sicuramente una grande opportunità, ma non il punto di arrivo sul lavoro, ma è un grande punto di partenza. Cioè non basta Amazon, ma bisogna fare delle azioni concrete per conservare e creare i posti di lavoro. Cosa deve fare la nostra città? La nostra città deve essere una città di supporto alle imprese, una città che facilita l'arrivo delle imprese, ma soprattutto attrae e le fa rimanere da noi. Come farlo? L'ampliamento del porto è una delle prime cose. Attuare il piano regolatore portuale creando la doppia banchina crea le condizioni per essere uno dei più grandi porti commerciali a servizio delle imprese, della Sevel, della Pilkington, della stessa Amazon, e quindi diventerà uno dei porti che porterà non solo l'arrivo delle merci ma anche l'abbassamento del costo del trasporto delle merci, che è uno dei fattori importanti. 2. La variante della statale 16 che ci consentirà di abbreviare le tratte del trasporto merci. 3. Il presidio di sicurezza della Procura della Repubblica. La sicurezza e la Procura della Repubblica sono uno dei primi fattori che consentono alle imprese di rimanere e a un territorio di essere attrattivo. 4. Questione, la zona economica speciale, la ZES, cioè la defiscalizzazione. Su questo so che la Regione sta lavorando insieme allo Stato per creare le condizioni ultime della ZES, che oramai è un'opera completata, ma di questo vanno ringraziate le due regioni, quella di D'Alfonso e quella di Marsiglio indubbiamente. La quinta questione è l'informatizzazione, cioè la digitalizzazione. Noi siamo la città della fibra ottica, su questo abbiamo fatto una grande scommessa ed è stata una scommessa vincente. Quindi infrastrutture, Procura della Repubblica, sicurezza, digitalizzazione, informatizzazione e naturalmente la possibilità, quindi grazie a queste 4-5 condizioni, di dire alle imprese che ci siamo e che abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Lunedì verrà da noi il Ministro del Lavoro Orlando, discuteremo di queste vicende e credo che già l'arrivo del Ministro Avvasso, di un Ministro del Lavoro importante, significhi attenzione per questo territorio, significa che questo territorio esiste anche perché produce il PIL, il 60-70% del PIL della Regione Abruzzo. Grazie Menna. Alessandra Notaro. Il discorso del lavoro veramente appare come un'emergenza grande e un'emergenza forte. Purtroppo veniamo da un periodo pandemico
che è destinato anche ad aggravare ulteriormente la nostra prospettiva di offrire lavoro, però è anche vero che in tanti anni, veramente tanti anni, non si è riusciti a dotare questo lavoro e questo territorio di quegli strumenti idonei per essere attrattivi per le imprese. Certamente il discorso passa dalle infrastrutture, dobbiamo risolvere una volta per tutte questo discorso della variante statale 16, certamente ascoltando quelle che sono innanzitutto le industrie e le attività presenti sul territorio, perché certe scelte si fanno sulla base di un dialogo e di un confronto con gli interessati. Va benissimo l'ultimo miglio ferroviario, c'è bisogno del potenziamento della stazione Porto di Vasto. Fare di tutto per realizzare chiaramente un trasporto intermodale o multimodale, e quindi il porto è una risorsa alla quale non possiamo e non dobbiamo rinunciare. Evviva che la Regione Abruzzo ha già stanziato i primi 12 milioni di euro per l'allungamento della Darsena, per il discorso delle aree portuali, ma non sono sufficienti. Dobbiamo assolutamente aumentare i nostri investimenti. Dobbiamo cercare quel giusto compromesso tra ambiente e industria nella zona di Punta Penna, e assolutamente anche qui c'è bisogno di un tavolo, perché è possibile. Chiaramente la possibilità sta nell'attrarre industrie che siano ecosostenibili, ecocompatibili. Su questo non abbiamo altra scelta. In un periodo di transizione ecologica si impone questa strada. Certo, abbiamo anche bisogno di preservare alcune nostre vocazioni naturali e da lì creare lavoro. E allora tutti i servizi per il turismo. Il turismo per noi è un volano, noi parliamo nel nostro programma di turismi, perché i nostri giovani possano e debbano trovare anche spazi di lavoro in questo campo. E a riguardo ricordo che è importantissimo, perché è collegata chiaramente all'offerta di lavoro e la formazione dei nostri giovani. Dopo il diploma dobbiamo dare dei percorsi specializzati a questi giovani per ciò che il territorio ha bisogno. Grazie. Grazie, Guido Gian Giacomo. Sì, beh, le risposte credo che siano sostanzialmente le stesse. Non è che ci vuole uno scienziato per capire cosa bisogna fare. Il problema è chi lo deve fare e come lo deve fare. Ed allora oggi è sintomatico che ci sia questo incontro proprio nel giorno che io chiamo Amazon Day. Questo giorno io credo rappresenti un momento importante per il nostro territorio, per il nostro comprensorio. Oggi segna in qualche modo il passaggio da una struttura prevalentemente industriale di questo territorio, che è vissuto dall'entrata nell'obiettivo 2, quindi da decenni, di automotive sostanzialmente, e le riconversione in quanto possibile in corso, a logistica. Oggi la logistica credo sia il volano e il fulcro di, non a caso Amazon è una delle principali società al mondo, insieme alla Apple, insieme ad altre multinazionali americane. Quindi questo è importantissimo. Perché è importantissimo? Questo passaggio comporterà un radicale cambiamento che noi dobbiamo cavalcare, che noi dobbiamo interpretare, che noi dobbiamo attuare. E perché questo? Beh, innanzitutto ci vorrà un porto. Perché la ZES c'è, perché c'è un porto, non ce lo dimentichiamo, non c'è ZES dove non c'è un porto, quindi Vasto ha la possibilità di una ZES. Non c'è logistica senza un porto. Amazon è l'unico, ha installato l'unico stabilimento vicino a un porto d'Italia, quindi sarà una posizione estremamente strategica. Amazon collabora con le attività postali, come sapete, sia in Germania con Deutsche Post che in Italia con le poste, quindi verosimilmente avremo un accrescimento anche del servizio postale in questa zona. Amazon comporta una ricaduta anche in termini di infrastrutture. Se è vero come è vero che il ministro Carfagna, del partito di cui mi onoro di appartenere da 25 anni, ha detto a Isernia ieri che ci sarà necessario fare l'autostrada Isernia-Termoli, perché senza autostrada Amazon come fa a portare lungo la Trignina e le merci sul corridoio tirrenico? Quindi capite l'importanza di questo discorso di oggi, che ovviamente si ripercuote per quanto riguarda noi nella variante della statale 16, perché una volta arrivata a Termoli bisognerà poi aggirare l'abitato di Vasto. Certo, non potrà passare un flusso così costante di merci per l'abitato di Vasto. Ora capite che chiaramente la statale 16 e il suo spostamento avrà finalmente un booster, finalmente un rilancio, perché sarà necessario, pioveranno investimenti, perché saranno stabilimenti di questo genere, non a sollecitarlo, a imporlo. Allora, veniamo al problema di fondo, ma tutto questo come lo gestiamo?
Beh, io dico sempre che Vasto ha un cuore e una mente. La mente è sicuramente il cuore pulsante industriale, la parte commerciale che esiste, è un cuore che è dato dalla zona, diciamo, ambientalistica. Bene, cuore e mente devono coesistere, il compito sarà a chi amministrerà, e perché la nostra proposta, la mia proposta, credo che sia quella migliore, lo diremo nelle successive domande. Angela Pennetta. Innanzitutto io direi che tutte le industrie, anche nuove, si insediano in alcuni posti con degli elementi preliminari ed essenziali per loro, cioè l'esistenza del tribunale e dell'ospedale. Quindi cerchiamo di non farci sfuggire questi due presidi fondamentali. Per quanto riguarda tutto il resto, più o meno condivido, come ha detto l'avvocato Gian Giacomo, più o meno i problemi sono questi, tutti sappiamo come affrontarli, ma ovviamente è chi dovrà farlo che cambia. E cambia perché noi nel nostro programma parliamo in maniera chiara di delocalizzazione della zona industriale, cosa che invece non ho sentito da nessuno degli altri candidati sindaci. Perché è vero sicuramente l'importanza del porto, tutto quello che voi avete detto, ma dal punto di vista industriale qui bisogna più fare una riconversione per quanto riguarda la zona di Punta Penna e puntare in maniera decisa sul turismo, perché è inutile che ci giriamo intorno. Vasto ha una vocazione turistica di eccellenza e dobbiamo assolutamente sfruttare in tutti i modi questa vocazione turistica che ha Vasto. E quindi la coesistenza delle industrie con il turismo su Punta Penna deve, a mio avviso, strizzare l'occhio più al turismo che alle industrie, e se ci sono delle industrie che inquinano l'aria, che è a volte, a giorni, assolutamente irrespirabile, bisogna agire subito, prima di subito, non subito. Bene, la ringrazio. Dina Nirvana Carinci, che ha aperto il primo giro, conclude il secondo, che è relativo appunto ai temi di cui ha parlato il collega Orlando. Grazie direttore. Io sono sostanzialmente d'accordo con tutti gli altri candidati, sono state dette delle cose assolutamente corrette. Quali sono le mie perplessità? Tutte le infrastrutture che devono essere realizzate, speriamo a breve, io spero che non arrivino troppo tardi rispetto all'intenzione di molte aziende di delocalizzare i propri stabilimenti. Quindi ben venga Amazon, opportunità di lavoro, nuovi posti di lavoro, ma nuovi posti di lavoro a cui poi corrisponde una decrescita economico-sociale per via della delocalizzazione di aziende come potrebbero essere la Pilkington, la Sevel e la Denso. Bene, allora, qual è lo scenario? Il ministro del lavoro sembra orientato verso come dire, l'imitazione di una legge, la legge Florange, che è stata fatta in Francia, che però è stata definita dall'ex ministro Patuanelli assolutamente inefficace a bloccare queste delocalizzazioni. Perché? Perché in pratica queste aziende dovrebbero preoccuparsi di reindustrializzare in 3 mesi e nello stesso tempo trovare un nuovo acquirente. Tra l'altro le sanzioni che sono previste per queste aziende che delocalizzano sono assolutamente ridicole, perché il 2% del fatturato del fatturato qualora dovessero delocalizzare entro 3 anni dall'incasso di fondi pubblici. Ecco, come vedete non serve a nulla, perché se queste aziende sono attratte da una favorevole fiscalità, da un favorevole salario all'estero, figuriamoci cosa può interessare loro di dover pagare una sanzione del 2%. Sappiamo che tra l'altro è stato fallimentare anche purtroppo ciò che è stato stabilito nella legge di stabilità 2014 e poi nel decreto dignità 2018, ma perché? Perché le sanzioni per le aziende che andavano all'estero riguardavano solo quelle aziende che trasferivano i loro stabilimenti in paesi extra UE. E quindi, insomma, capite bene che nel momento in cui il trasferimento viene fatto in un paese della comunità europea che ha una fiscalità favorevole, che ha dei salari favorevoli all'azienda,
purtroppo c'è questa forte attrattiva. Ecco, dunque, l'auspicio è che innanzitutto tutte queste infrastrutture vengano realizzate per tempo, prima che queste aziende veramente facciano le valigie e vadano altrove. E per quanto riguarda invece la nuova imprenditoria, noi siamo convinti che il Comune ha il suo ruolo fondamentale, che è quello di aiutare specialmente i giovani nella formazione. Ha ragione la collega Pennetta, questa è una città a vocazione turistica. Almeno così dobbiamo aiutare i nostri giovani, imparando a fare turismo. Bene, io vi ringrazio. Per il momento ci fermiamo, ma soltanto qualche istante, poi riprenderemo con un nuovo giro di domande con il collega Rossano Orlando del centro. Tra poco. E siamo tornati qui dalla sede di Confindustria Vasto per il confronto tra i candidati sindaci del Comune Vastese. Un nuovo giro di domande curato dal collega del quotidiano Il Centro, Rossano Orlando. Un altro tema. Sì, qualcuno di voi parlando di lavoro ha tirato in ballo il discorso della sicurezza ed è sicuramente un argomento importante, c'è una grande... diciamo una ottima equazione tra questi due almeno termini. E per tanto tempo questo territorio è balzato sulle cronache per fatti anche abbastanza inquietanti legati proprio alla cronaca nera, ottimamente contrastata anche per episodi contrastati dalle autorità giudiziarie e anche dalle forze dell'ordine. E adesso c'è anche, si inserisce il discorso del tribunale che potrebbe andare perduto. Ecco, da questo punto di vista cosa ne pensate e cosa c'è contenuto nei vostri programmi? Quindi sicurezza, forze dell'ordine e magari anche videosorveglianza, che comunque da sola potrebbe anche non bastare. E prima di rispondere qui è stato sorteggiato Guido Giangiacomo. Ma siamo anche tutti in qualche maniera avvocati o comunque laureati in legge, quindi è inutile stare a sottolineare l'importanza di un tribunale. Il problema non è tribunale sì, tribunale no, il problema è come mantenerlo, perché è stato messo e perché se ne va. Quindi è chiaro che al di là di un progetto generale di geografia giudiziaria che è venuto tempo fa, ok, ed era quella la battaglia da fare, oggi noi non ci scordiamo che stiamo cercando di modificare un provvedimento di geografia giudiziaria che ha già colpito alcuni tribunali, alcune sezioni staccate, per esempio Termoli, voglio dire, quindi stiamo lavorando sull'emergenza. E questo è importante ed è chiaro che un sindaco avrà necessariamente fra i suoi principali compiti quello di garantire questo presidio. Tribunale non è solo, è anche sicurezza, è fondamentalmente sicurezza per la parte penale ovviamente, ma è soprattutto tribunale anche civile, è tribunale che è legato a un'attività anche imprenditoriale, ecco perché non si può non considerare, oltre alla vocazione turistica, oltre alla vocazione ambientale, a quel cuore che dicevo che batte dentro ciascuno di noi, quella testa che necessariamente ci deve essere. Perché se non c'è attività industriale, non c'è attività commerciale, beh, il tribunale a quel punto non può rimanere qui solo per la sicurezza, perché per quello ci sono le forze di polizia, chiaramente. Ecco, allora che diventi importante nell'ambito di un programma, questo può fare il sindaco, fare in modo che la necessità del tribunale sia avvertita, che si possa arrivare a una rimodulazione di un provvedimento di geografia giudiziaria che ad oggi ha ritenuto non essere presente il tribunale a Vasto. E questo come si fa? Beh, intanto si fa con i partiti, ecco, capiamoci. Quando io sento dire i partiti sono il male di questa città, le liste civiche, 22 liste devono andare avanti, ma io dico senza Remo Gaspari, quindi senza Democrazia Cristiana all'epoca, no? Che era impensabile che un candidato sindaco potesse appartenere a una civica, ci sarebbe forse stato il tribunale a Vasto. Non vogliamo forse pensare che anche per la permanenza sia importante non quella filiera, con termine bruttissimo che a me non piace, io sono di partito da sempre, ma quel circolo virtuoso, quell'unità di intenti, quella sintonia fra il sindaco, la regione, il governo. È normale, perché forse se all'epoca noi abbiamo avuto tanto in questa città perché abbiamo avuto tanti parlamentari che erano di partiti, non mi risulta che fossero civici i parlamentari Spataro, Gaspari, che hanno portato Natali, che hanno portato tanto a questa città. Ecco allora che è importante, per cui ribadisco che la mia candidatura nasce e l'ho accettata con ferma convinzione perché ritengo mancasse un tassello importante, mancava il tassello di quel centrodestra che deve ridare quel giusto equilibrio a cuore e ragione
forse è prevalso troppo il cuore in questo periodo, che ha spostato un po' troppo verso l'assenza di commercio e industria, dovuto anche al fatto che notoriamente il centro-sinistra è più vicino di fatto in tutta Italia a delle associazioni che propendono più per il cuore che per la ragione. Quell'equilibrio non può che essere dato da una forza di centrodestra, da un sindaco di centrodestra, che in questo momento vede la regione, verosimilmente anche la provincia, da ottobre, se Vasto dovesse appartenere al centrodestra, e un governo che in questi giorni ci sta tempestando di presenze vicino a questa città. Solo in questa maniera io credo potremmo veramente salvare il tribunale. Andare a fare le processioni fra avvocati eccetera e altre cose, sì, serve, sicuramente tutto serve, diciamo, in un contesto in cui si difende un presidio giudiziario, ma quello che conta alla fine è nella stanza dei bottoni chi preme il bottone, quello giusto per salvare il tribunale di Vasto. Francesco Menna. La sicurezza è un fattore importantissimo, nevralgico per un territorio. Che cos'è che è importante e cosa fare? Indubbiamente il Tribunale, la Procura della Repubblica, lo dicono gli atti importanti della Corte d'Appello, lo dicono tutte le indagini che sono state fatte a Vasto. Un ringraziamento di cuore per quello che si è fatto in questi anni va ai presidenti dei consigli dell'ordine, Angela Pennetta, per la grande battaglia che ha visto uniti anche gli altri comuni del territorio. La Procura come elemento fondamentale, e su questo continueremo, uniti agli altri partiti, a tutti i partiti politici, al Movimento 5 Stelle, la nostra battaglia. Che cosa abbiamo fatto poi in questi anni? Indubbiamente il potenziamento della videosorveglianza, oltre a incrementare la videosorveglianza, ha partecipato a un bando importante, siamo in graduatoria, ovvero con l'immissione di telecamere che hanno la cosiddetta lettura della blacklist delle targhe, cioè di quelle macchine che vengono rubate, quindi potenziamento della videosorveglianza, la sottoscrizione come ogni anno dei 1000 occhi per la città con tutte le agenzie di polizia privata attraverso le quali vengono fatte le segnalazioni soprattutto nel periodo notturno. Siamo stati tra i comuni capofila a dedicare una sede alle forze dell'ordine in congedo, che ringrazio di cuore, con i quali sottoscrive patti per la sicurezza, cioè tutte quelle attività a supporto della sicurezza che possono dedicarsi alla città. Sottoscritto poi un accordo importante che ci vede incrementare le forze dell'ordine d'estate quando la città si gonfia e raggiunge i picchi massimi di turismo, e quindi incrementato le forze dell'ordine della finanza, dei carabinieri e della polizia. L'altra vicenda importante è stato, grazie alle ultime riforme, quello di poter assumere vigili, polizia municipale. Abbiamo incrementato il reparto di 15 unità dedicate soprattutto a quelle attività che l'ordine pubblico non può fare, ovvero l'urbanistica, l'ambiente, la viabilità ordinaria, creando così le condizioni delle forze dell'ordine di dedicarsi unicamente, univocamente all'ordine pubblico. E in ultimo, un altro fattore importante, io ritengo, per la sicurezza è il grande filo rosso che lega la sicurezza al recupero urbano. Abbiamo vinto di recente un bando importante sulle aree periferiche San Paolo, Sant'Antonio, recuperando delle aree come l'ex caserma dell'esercito, trasformandole in un grande parco urbano e realizzando una grande piazza nel quartiere di San Paolo. E in ultimo la notizia che ci è arrivata di un recupero anche di un ex vallone, il vallone Maltempo, che diventerà un'area di sgambamento cani, significa anche fare sicurezza, perché significherà portare illuminazione, presenza fisica, passeggiate su quell'area. Sempre sui temi della sicurezza, i programmi, i progetti di Alessandra Notaro. Chiaramente il discorso del Tribunale è la cosa che in questo momento brucia di più. Io osservo, a proposito di quanto si diceva prima sul ruolo della politica, che abbiamo avuto ben più di 10 anni perché i partiti potessero intervenire sulla legge sulla geografia giudiziaria e non solo. E nulla è stato fatto da parte dei nostri rappresentanti se non sporadiche, ma veramente sporadiche iniziative. Pertanto si è andato avanti sempre sull'emergenza, proroga, proroga, ma la proroga poi alla fine concede poco spazio, insomma. Quindi un discorso strutturale che andava portato avanti da diversi anni fa. Noi purtroppo con il discorso del sisma dell'Aquila abbiamo avuto la fortuna di non chiudere subito e abbiamo avuto del tempo per intervenire. Beh, questo tempo non lo abbiamo impiegato bene, assolutamente. Per quanto riguarda la sicurezza, Vasto è una città che ha bisogno di essere attenzionata, maggiormente
attenzionata, e quindi mi rivolgo sì al discorso della videosorveglianza, ma anche della pubblica illuminazione. Abbiamo necessità di reperire fondi per la riqualificazione urbana, non riferendoci a somme prese ormai nel 2015, quando con scorrimento praticamente della graduatoria oggi possiamo goderne 1.750.000 euro per San Paolo e per Sant'Antonio Abate. Dobbiamo comunque creare un coordinamento interforze con le nostre forze dell'ordine, che ringrazio vivamente, che ce la mettono tutta, a cominciare dai carabinieri, la polizia di Stato, i vigili urbani, ma anche, perché no, certamente anche la protezione civile, perché insomma il nostro discorso incendi ci ha nuociuto veramente veramente tanto, e anche quel tipo di sicurezza deve essere assolutissimamente attenzionata con proposte concrete. Certo, abbiamo questa necessità anche di creare una cooperazione con i cittadini, e perché non pensare ad un'app sulla sicurezza per realizzare quelle segnalazioni che i cittadini possono in qualunque momento, di atti delittuosi o comunque di atti contrari alla legge che vengono posti in essere sul territorio. Insomma, c'è veramente tantissimo da fare, perché siamo ancora all'ABC. Dina Carinci. Un argomento, come dire, molto serio, molto importante. La sicurezza poi riguarda tantissime cose, cioè non soltanto una sicurezza dei cittadini rispetto alla delinquenza comune, ma anche una sicurezza stradale. Quindi il discorso sarebbe veramente molto ampio, però concentriamoci un attimo sulla questione tribunale. Ha detto bene il collega Gian Giacomo, la politica di questi decenni ha sicuramente dei meriti per ciò che è stato fatto, però francamente io ritengo che ci siano anche delle responsabilità della politica. È vero, i politici in quest'ultimo periodo hanno potuto lavorare soltanto sull'emergenza, perché purtroppo quella benedetta legge che ridisegna la geografia esiste. Grazie al ministro Bonafede abbiamo ottenuto delle proroghe, voi lo sapete, e sapete che da ultimo un emendamento a primo firmatario Gianluca Castaldi ha tentato di far sopravvivere i tribunali minori abruzzesi. Purtroppo c'è sicuramente la responsabilità di chi, responsabilità politica, di chi quell'emendamento l'ha buttato nel secchio, e quindi nemmeno in questo modo siamo riusciti a recuperare ciò che secondo me ci è dovuto. Vasto è una città, l'abbiamo sempre detto, una città di confine, è una città che ha una procura della Repubblica oberata di lavoro, e forse i colleghi che esercitano la professione di avvocato lo possono confermare. Quindi il problema sussiste. Io spero vivamente che si possa trovare una strada affinché questa città non resti senza la procura e senza il tribunale. Per quanto riguarda gli episodi di violenza che ci sono stati, io vorrei ricordare che durante da primavera, ma fino a estate inoltrata, c'è stata una continua interlocuzione fra l'onorevole Grippa e il vicequestore e il prefetto, e qualcosa in più, un po' più di organico, le forze dell'ordine qui presente sul Vasto noi l'abbiamo visto. Certo, bisogna imparare anche a fare rete, così come diceva la collega Notaro, a fare rete affinché le persone possano finalmente decidersi a denunciare i fatti delittuosi ai quali assistono. Bene, io la ringrazio e do la parola ad Angela Pennetta, che è l'ultima a rispondere a questa domanda. Per noi la sicurezza è il primo, assolutamente importantissimo problema che ha Vasto e il territorio. Ho detto prima che noi siamo partiti con la difesa del tribunale, ma stiamo scherzando? Noi faremo le barricate ad oltranza per far sì che il tribunale di Vasto resti qui, e soprattutto la procura della Repubblica, perché signore non scherziamo, se viene meno la procura a Vasto ci sono 200 km di autostrada, e cioè da Pescara a Foggia, che sarebbe privo di una procura della Repubblica, non esiste. E il candidato a sindaco del centrodestra di Vasto va a riesumare
l'onorevole Remo Gaspari, di cui abbiamo tutti un grande rispetto. E ma da Remo Gaspari ad oggi che cosa hanno fatto? La geografia giudiziaria perché ha eliminato Vasto? Dove erano i politici di Vasto e del Vastese? Che peso politico? Parlano tanto del mio peso, ma il peso politico dei vastesi, dei rappresentanti politici, qual è stato? Quello di far cancellare dalla geografia giudiziaria, territoriale, il Tribunale di Vasto. Non esiste. Il nostro Presidente del Tribunale si è dimenato in tutti i modi per far l'accordo con il Presidente del Tribunale di Lanciano, e finalmente ci siamo riusciti, nel senso che a Vasto vorremmo che rimanesse la Procura e a Lanciano si farebbe il civile. Questa è una situazione imprescindibile. Quindi viva Remo Gaspari, e dobbiamo ancora dire viva Remo Gaspari nel 2021, perché nel frattempo non c'è stato nessuno che ha difeso il territorio. Poi, per quanto riguarda la sicurezza in generale, e noi del Movimento Civico, e dice che i partiti, la filiera, ma dove eravate quando noi abbiamo manifestato a giugno di quest'anno, del 2000, giugno 2021, a Vasto Marina? C'era soltanto Francesco Menna. E ha voglia di dire che io voglio fare l'accordo con Francesco Menna. Francesco Menna è uno che è un sindaco che capisce le battaglie civiche e ce le appoggia. E noi siamo grati a lui, ma è lui che viene ad appoggiare le nostre battaglie civiche, sì. Certo non viceversa. E quindi è venuto alla manifestazione civica che abbiamo fatto a giugno del 2021 per la sicurezza. Sì, perché Vasto Marina è stata caratterizzata quest'anno da delle risse tutte le sere. Che ha fatto Gesù Cristo, ci sono state delle risse a Vasto Marina, che ai noi si è concluso con un morto. Io temevo che ci potesse essere il morto, e purtroppo il morto c'è stato, il nostro carissimo Franchino, a cui va il mio pensiero, perché era uno degli ultimi della città di Vasto, e quindi lo abbraccio ancora oggi. Grazie. Rosana Orlando, adesso introduciamo un altro tema, ovviamente appunto vediamo anche altri argomenti su cui i candidati possano confrontarsi. Sì, gli argomenti di oggi sono tanti da mettere a fuoco. Abbiamo parlato di sicurezza, di lavoro finora, tirare in ballo la sanità, la viabilità, l'acqua, le scuole, sono tutte variabili comunque collegabili l'una all'altra. E, indubbiamente questa vostra città è stata fonte di attrazione per i residenti nei piccoli comuni dell'entroterra, lì si è generato l'effetto spopolamento e avete accolto diciamo questa popolazione che è diventata adesso vastese a tutti gli effetti. Ecco, che cosa si potrebbe fare per fare in modo che si riesca ad accontentare tutti, anche dal punto di vista dei servizi, che probabilmente forse vanno rivisti e rimodulati anche alla luce di questa grande crescita dal punto di vista della popolazione che ha avuto la città negli ultimi anni. Benissimo. Allora, la prima a rispondere è Dina Carinci a questa domanda. Grazie direttore. Dunque, uno dei grandi problemi, sì è vero, molti dall'entroterra si sono spostati qui a Vasto, ma quotidianamente a vivere, dico. Quindi hanno scelto di risiedere qui, ma ci sono anche moltissimi giovani che quotidianamente raggiungono Vasto per venire a scuola. Allora io lo dico ormai da 5 anni, uno dei più grossi problemi di Vasto è il traffico veicolare. Il traffico veicolare che non ha trovato alcuna soluzione. Ho chiesto per ben 5 anni la redazione di un piano urbano del traffico, mi è stato risposto che addirittura sarebbe stato invece fatto il piano urbano per la mobilità sostenibile. Siamo nel 2021, non abbiamo né l'uno e né l'altro, però abbiamo approvato in consiglio comunale un biciplan che tra l'altro non è assolutamente attuabile, mancando appunto il documento presupposto. Questo era un obbligo per i comuni al di sopra dei 30.000 abitanti, è un obbligo fare il piano urbano del traffico. Perché farlo? Perché intanto può regolarizzare appunto il traffico veicolare, ma è fondamentale anche per l'inquinamento e per il benessere dei cittadini in genere. Quindi una delle prime cose che noi faremo è questo. Sicuramente
L'amministrazione comunale deve avere una continua interlocuzione con le aziende di trasporto. E questa è una cosa che effettivamente, devo dire, io da direttore di un polo liceale posso confermare che c'è sempre stata, ma forse non basta. Non basta perché bisogna pensare ad un nuovo modo di vivere la scuola. Quindi sto pensando adesso ai ragazzi che vengono dai paesi limitrofi qui a Vasto. C'è bisogno di adeguare la scuola agli stessi ritmi che sono adottati in altre città, anche abruzzesi. Mentre prima erano soltanto le città del nord Italia che avevano ad esempio la settimana corta, adesso Lanciano è una città che fa la settimana corta e io sono almeno 6-7 anni che cerco di capire come mai a Vasto questa cosa non si può realizzare. Per i ragazzi che vengono da Fraine, da Carunchio, da Dogliola, sarebbe un grandissimo aiuto se fosse consentito loro di rientrare nelle loro case anche al pomeriggio, facendo una o due ore in più al giorno. Angela Pennetta. L'importanza del territorio è fondamentale. A mio avviso la prima cosa che va realizzata senza se e senza ma è la variante alla statale 16, che noi ovviamente vogliamo la variante che parte da Vasto Nord, attraversa la Fondo Valle Gissi, il fiume Treste e poi la Trignina. E questo servirebbe a rafforzare e a permettere alle persone che abitano nei paesi dell'Alto Vastese un contatto più diretto e più facilitato rispetto a Vasto, che deve tornare a essere capofila del Vastese. E quindi questo tipo di variante favorirà sicuramente questo rapporto, e tant'è che questa variante alla statale 16 è stata approvata da 29 paesi dell'entroterra, compreso Vasto e San Savo, se non vado errata, e quindi quello bisogna realizzare. E anche perché noi a Vasto sì, abbiamo il mare, è bellissimo, tutto quello che volete, ma nelle giornate buie e piovose, per esempio, potremmo, sempre strizzando l'occhio al turismo, pensare di mandare coloro che vengono a fare turismo a Vasto nei paesi dell'Alto Vastese, creando degli itinerari religiosi, perché abbiamo delle basiliche bellissime in tutto l'Alto Vastese, ed enogastronomici. E quindi far sì che i nostri turisti possano passare le giornate anche nei paesi dell'entroterra, sempre rafforzando questo concetto di Vasto capofila di tutti i 29 paesi del Vastese. Alessandra Notaro. Io penso che Vasto abbia tradito quella che era la sua vocazione di essere capofila di un territorio. Vasto è sempre stato il centro pulsante per un vastese veramente molto ampio. Noi abbiamo l'idea non tanto di una città-territorio, quanto di un territorio-città. E in questo senso, purtroppo, devo sottolineare un primo problema che abbiamo vissuto, ed è quello delle strade. Prima responsabile dell'isolamento del nostro territorio vastese è stata la provincia, per le condizioni in cui sono ridotte le nostre strade. Io ho sempre detto, da quando ho cominciato, la provincia di Chieti non finisce in Val di Sangro, e questo vale per tutto, in particolare per il discorso stradale. Allora è ora che Vasto riprenda un ruolo fondamentale in provincia. Perché no, e assolutamente lo dobbiamo chiedere con forza a un presidente della provincia di Vasto, del Vastese, urge, perché noi stiamo pagando un prezzo troppo alto di isolamento. La politica per il territorio passa per un dialogo costante con tutti i paesi, passa per un'offerta turistica che li riguardi. Bisogna mettersi intorno a un tavolo, vedere dei percorsi, fare un piano di offerta turistica che dal mare porti ai monti e viceversa. Bisogna aprire anche delle opportunità di sviluppo di piccole aziende, di piccole industrie, o quantomeno vanno sostenute quelle che ci sono.
Abbiamo bisogno di una sinergia tra territori che farà soltanto del bene, farà sì che Vasto veramente ricopra il ruolo per cui è sorta, è nata ed ha vocazione naturale, capofila di un intero territorio. Grazie. Francesco Menna. La domanda, direttore, è quella dell'aumento, cioè una città che cresce, come conciliare i servizi con una città che cresce. Quindi come conciliare i servizi con una città che cresce e che sta crescendo, che è la seconda in provincia di Chieti? Quali sono i servizi principali? Indubbiamente chi viene a Vasto e decide di venire a Vasto decide di stare qui perché trova la città che, come definisco io, quella del benessere, che si orienta tranquillamente intorno a sei servizi principali, che sono i rifiuti, e su questo abbiamo un indice di gradimento altissimo da parte soprattutto dei turisti. La nuova sfida sarà quella di interloquire con l'Agir, che sarà l'ente che si occuperà di rifiuti e che farà le nuove gare d'appalto. Ma prima di fare questo, indubbiamente un ringraziamento alla Pulcra per quello che ha fatto per questa città e per quello che sta facendo. La tassazione, continuare a fare una battaglia perché la Tari e alcune tasse continuano a essere invariate in questa città. Oggi chi prende la bolletta del 2010 della Tari vede che è uguale a quella del 2021, mentre in altre realtà aumenta sensibilmente del 15, 25, 50%, realtà vicine a noi. L'altra questione è quella indubbiamente dei trasporti. Stiamo ristrutturando il terminal bus di Vasto, sta diventando uno dei terminal bus più moderno della regione Abruzzo, e sono d'accordo con la collega candidata Angela Pennetta che dice che è importante però unirlo a una variante del territorio, è fondamentale, sicuramente su questo dobbiamo unire le forze. L'altra questione fondamentale sono le scuole. A Vasto è una delle realtà, delle poche realtà, che ha un'indagine sismica su tutte le scuole che ha portato oggi a ristrutturare alcune scuole come la Santa Lucia, la Ritucini, l'Agnello Polsi, a vincere un bando importante che è il finanziamento sul Carlo della Penna per 3 milioni di euro. Scuola simbolo di questa città. L'altra questione importante legata ai servizi è il sociale, cioè l'attenzione verso i più deboli, l'attenzione verso i meno giovani, cioè gli anziani. Stiamo ristrutturando la casa di riposo Sant'Onofrio, diventerà un gioiello per quanto riguarda l'ospitalità ai meno giovani, alla terza età, e il sociale è fondamentale, quindi uno dei servizi su cui ci sarà attenzione massima, soprattutto rispetto alle fasce, ripeto, deboli, rispetto ai servizi alla persona, su cui devo dire c'è un indice di gradimento altissimo in questa città, ma con il nuovo bando dobbiamo cercare indubbiamente di potenziare ancora di più rispetto a quelli che saranno anche i finanziamenti del recovery. Ultimo tema, la sanità. Indubbiamente la pandemia ha stressato la sanità del territorio, indubbiamente va detto un grazie di cuore ai medici, infermieri, ausiliari, OSS, a tutti coloro che hanno collaborato, ma un'attenzione verso la sanità del territorio farà sì che questi sei servizi, sui tanti che eroga il comune e il territorio, siano veramente attrattivi e continueranno a essere per chi arriva. Guido Gian Giacomo. Intanto la domanda credo che non fosse solo sui servizi a Vasto, infatti, era l'interazione della città di Vasto con il suo comprensorio, quindi io intendo rispondere su questo. E vi faccio una battuta, ecco, quando una frase famosa di Henry Ford, l'inventore appunto del motore a scoppio, no? Disse: se avessi ascoltato cosa i miei clienti volessero, avrei chiesto dei cavalli più veloci. Se si è passato dal motore a scoppio è perché lui ha capito che i cavalli prima o dopo sarebbero stati un sistema superato di spostarsi. Ecco, perché faccio questa battuta? Perché il problema non è come, cioè, ma il problema è chi. Nel senso che se noi continuiamo a inseguire il consenso elettorale, il consenso spicciolo, il campanilismo, noi a questa risposta, a questa domanda non daremo mai una risposta. Il problema è che io credo che Vasto debba finalmente realizzare che non è più una cittadina di 20.000 abitanti. Deve prima il vastese capire che è capofila di un comprensorio, e per farglielo capire l'amministrazione, la futura, perché questa non ha svolto evidentemente questa funzione, deve avere anche una funzione di far capire che a volte bisogna abbandonare il campanilismo. Pescara è la città più grande d'Abruzzo, se vogliamo, però sente la necessità di unirsi a Montesilvano, sente la necessità di unirsi a Francavilla, non avendo paura di perdere quell'identità. Vasto questo non riesce a farlo. Vasto con San Salvo si litiga anche quando dobbiamo condividere una stazione, si litiga, qualcuno ci cavalca questo tema, abbiamo perso l'ospedale di Vasto, quando un ospedale viene posto a confine fra due realtà. Se noi continuiamo a considerarci un popolo di 20.000 abitanti, non potremmo dare risposte a una città che deve essere invece capofila. Tutti ci riempiamo la bocca, diventiamo capofila, ma se poi non siamo disposti a rinunciare a una parte della nostra individualità per entrare in un discorso più ampio, non potremmo mai dare questa risposta. E non è vero che le persone vengono a Vasto perché sono attratte. Sì, molte vengono a Vasto al comprensorio, ma quante famiglie vanno a vivere a Cupello, quante famiglie vanno a vivere a Casalbordino, quante famiglie vanno a vivere a San Salvo, trovando in queste realtà risposte a volte anche migliori.
perché io tutto questo ringraziamento alla società che gestisce la Intesa Urbana non me lo sento di dare, innanzitutto perché siamo in prorogazio, è scaduto il bando e in maniera improvvisata l'amministrazione l'ha prorogato per un anno in attesa di fare un bando che potevamo già fare e avere un servizio già ammodernato. E quindi a tutti i cittadini che la notte sentono, e probabilmente anche per questo vanno a San Salvo poi a dormire, alle 3, alle 4 del mattino il vetro che viene preso dalle campane, ecco, questi sono dei disservizi. Per quello che riguarda la mobilità, beh, è ovvio, ma anche qui il discorso è sempre lo stesso, ci siamo chiusi in un isolamento dorato e autoreferenziale, non abbiamo attinto a tante realtà, tutti ora vogliono il PNRR, ma il PNRR non è qualcosa di diverso di quello che già esisteva, sono mezzi veicolati in forma diversa, ma i finanziamenti ci sono sempre stati, probabilmente chiediamoci perché non li abbiamo presi. Bene, ora ci fermiamo per l'ultima delle nostre pause, tra poco torneremo qui dalla sede di Confindustria di Vasto, che gentilmente ci ospita con il rush finale del confronto tra i candidati sindaci di Vasto, a tra pochissimo. Allora, siamo di nuovo pronti per il rush finale, stavolta del confronto tra i candidati sindaci del comune di Vasto. Ho ancora un'altra domanda da parte del collega Rossano Orlando del quotidiano d'Abruzzo, Il Centro. Sì, qualcuno di voi ha evocato il tema della sanità, avete su questo territorio un ospedale importante, ovviamente le politiche sanitarie esulano da quelle che sono le competenze di programmazione del da parte di un'amministrazione comunale, però vi chiedo, nel vostro programma, quando parlate proprio di sanità, che tipo di ospedale avete previsto, cosa rivendicate per il vostro territorio e soprattutto cosa proponete, anche dal punto di vista della emergenza sanitaria che continua a caratterizzare questo periodo con il problema del Covid? Ecco, io aggiungo a questa domanda una supplementare alla quale rispondere contemporaneamente, perché ovviamente è analogo, che stiamo facendo a tutti i candidati sindaci che si stanno presentando in Abruzzo in queste ore. Cioè, come intendete gestire la situazione Covid? Intanto, come la pensate voi su vaccini e Green Pass? È giusto avere anche questo atto di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica. La prima a rispondere è l'avvocato Pennetta. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, cioè inerente all'ospedale, l'ospedale di Vasto esiste, cioè, ma va assolutamente ristrutturato, io parlo di quello esistente. Ovviamente va ristrutturato e vanno fatti concorsi, abbiamo necessità di anestesisti perché sapete tutti che anche per fare un'operazione di appendicite noi dobbiamo aspettare che vengono gli anestesisti da Lanciano. Non esiste, io sono dovuta intervenire più volte come avvocato, scrivere delle lettere per far fare degli interventi chirurgici ai miei assistiti. Non esiste proprio. Quindi l'ospedale che c'è va ristrutturato e gli va dato il personale indispensabile per farlo andare avanti. Ovviamente il nuovo ospedale che ogni campagna elettorale dicono che metteranno la prima pietra, sono, ricordo, Peppino Tagliente, presidente del Consiglio regionale, forse 30 anni fa, ha detto e sosteneva che di lì a poco sarebbe nato il nuovo ospedale. Quindi cerchiamo di curare quello attuale, certamente se ci faranno il nuovo ospedale noi saremo ben lieti. Ovviamente va rafforzata la medicina del territorio, sia i medici di base su Vasto, sia del territorio in maniera più ampia. E perché io torno sempre al territorio? Perché lei sa benissimo che senza i numeri degli abitanti di tutto il territorio, i due presidi, il tribunale e l'ospedale, non li perdiamo, o comunque diventerà un ospedale di campagna, così come più o meno è adesso. Sul Covid. Ah, il Covid. Io sono assolutamente d'accordo sia per i vaccini, mi sono vaccinata il prima possibile, sono assolutamente d'accordo per il Green Pass e io avrei assolutamente imposto l'obbligo vaccinale e mi auguro che Draghi, che io stimo tantissimo, ce la faccia a fermare questo senza se e senza ma, perché è facile essere dipendenti pubblici o privati e rimanere a casa, ma noi liberi professionisti ci siamo fermati per un anno e mezzo, è chiaro? Per chi non vuole vaccinarsi o non vuole portare la mascherina, non esiste. Allora tutti quanti si vaccinassero e soprattutto
Chi è contro il vaccino bisogna assolutamente dire che si deve pagare le spese sanitarie, perché non esiste che io che lavoro e che vengo bloccato devo pagare le spese sanitarie per chi non vuole vaccinarsi. Grazie. Carinci, Dina Carinci. Allora, cominciamo da quest'ultima cosa. Allora, io sono convinta che ci si debba vaccinare, ma sono talmente tanto convinta che ognuno debba esercitare i propri diritti così come crede. Quindi c'è la libertà di ciascuno, per me, la libertà di ciascuno di vaccinarsi o non vaccinarsi è sacrosanta. A questo però corrisponde il diritto di chi intende vaccinarsi di poter accedere laddove il governo ha stabilito che si debba accedere con Green Pass e il dovere di chi non intende vaccinarsi di stare a casa. Quindi libertà massima, ma comunque massimo rispetto anche per le persone che il vaccino se lo vogliono fare e temono ancora di poter essere colpite da questa gravissima malattia. Proprio ieri ho saputo che una persona che io conosco vaccinata, già ha fatto le due dosi, è gravemente malato di Covid. Quindi non siamo al sicuro. Non vi volete vaccinare? Non è un problema, però evidentemente tutte le cautele devono esserci e tutti i limiti devono essere rispettati. Questa è la mia opinione. Per quanto riguarda l'ospedale, dottore, nel programma non c'è l'ospedale. Io mi sto candidando ad essere il sindaco del comune di Vasto. Queste battaglie si fanno in regione. Certo, abbiamo la nostra opinione. E la mia opinione riguardo all'ospedale collima assolutamente con quella della collega Pennetta, perché da oggi a 20 anni, 30 anni, 50 anni, quando sarà realizzato il nuovo ospedale, perché veramente è un miraggio, è ancora solo un miraggio, noi abbiamo bisogno di una struttura efficace ed efficiente qui a Vasto. Noi siamo veramente in pessime condizioni, il nostro ospedale è in pessime condizioni e purtroppo chi ne ha bisogno se ne rende conto ogni giorno. Quindi da oggi fino a quando non arriverà il nuovo ospedale, noi cosa dobbiamo fare? È indispensabile che ci sia un occhio di riguardo per l'ospedale di Vasto, che tra l'altro è un ospedale che sta in una città che raccoglie pazienti, ahimè, di tutto l'Alto Vastese. Un bacino d'utenza enorme. Bene, grazie Francesco Menna sul tema appunto sia dell'ospedale che anche insomma della sua posizione personale riguardante Covid, vaccini, Green Pass. Credo che bisogna unire le forze per portare a termine la questione del nuovo ospedale. Il nuovo ospedale di Vasto non solo unisce i territori e garantisce a Vasto ancora di più un ruolo di ente capofila, unisce Vasto con San Salvo, ma soprattutto unisce il territorio vastese, ma ancora di più unisce il Basso Molise, dando servizi sanitari alle persone molto importanti, conservando i reparti, ma addirittura accrescendo anche i primariati, accrescendo il numero delle discipline mediche da andare a collocare nel nuovo ospedale, ma soprattutto attira mobilità attiva, cioè mobilità da altre regioni. Va fatta questa battaglia assolutamente, mi auguro che quanto prima si arrivi a risolvere il problema del nuovo ospedale. Su questo bisogna continuare a mordere le gambe della regione e dello Stato per i finanziamenti. Cosa fare adesso? Hanno ragione i colleghi, bisogna rafforzare l'ospedale esistente. Io ricordo sia da consigliere comunale che da sindaco ho inaugurato le parti lungo Degenza, De Sargere, Obi, la Stroke Unit, abbiamo concretizzato finalmente la direzione unica del distretto sanitario a Vasto che prima era a Francavilla, abbiamo concretizzato la direzione ospedaliera, insomma tante battaglie fino al 2017. A un certo punto c'è stata una grande sospensione sicuramente del Covid, sicuramente il Covid ha paralizzato l'Italia, ma adesso bisogna continuare a battere i pugni sui tavoli regionali, sulla ASL, sullo Stato affinché ci sia strumentazione, personale, attenzione. Medicina del territorio, l'invecchiamento della popolazione, le malattie cronico-degenerative sono le due grandi battaglie che si fanno, le due grandi sfide. Va potenziato il distretto, va
fatta una grande collaborazione con i CIBASE, va fatta rete con le aziende private, le grandi case di riposo, le grandi strutture sanitarie private del Vastese, potenziando la loro opera, il loro lavoro, potenziando i loro accreditamenti, creando RSA, RP, servizi alla persona. Va quindi creata un collegamento con tutte queste strutture pubbliche e private, anche accreditate, con i laboratori di analisi, con tutto ciò che anche durante il Covid si è scoperto essere utile per una grande battaglia. Green Pass, indubbiamente io sono favorevole al Green Pass, sono favorevole ai vaccini. Per quanto riguarda la strategia anti-Covid, io dico sempre grazie di cuore ai medici, agli infermieri, agli ausiliari, all'OSS, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, alle forze dell'ordine, ai tanti volontari che hanno fatto sì che un punto vaccinale a Vasto divenisse non orgoglio di una città, ma orgoglio di una regione Abruzzo. Ci siamo concentrati tutti su quel lavoro, con risorse e con grande tempo, e oggi possiamo dire di aver raccolto un risultato grandioso, perché la città è stata servita non solo la città Vasto, ma una comunità provinciale. Guido Gian Giacomo, sulla doppia risposta. Ma sulla doppia risposta, guarda, anche questa volta io lo dico, io credo che io rispondo da candidato sindaco, non da cittadino, e credo che un candidato sindaco innanzitutto deve vivere come se stesse per morire domani, ma dovrebbe pensare come se non dovesse morire mai, frase che pare attribuiscono al Mirante, ma la paternità è incerta. Perché dico questo? Ma è ovvio che l'ospedale di Vasto non può essere abbandonato a se stesso nella misura in cui dobbiamo attendere la realizzazione del nuovo. Ma è altrettanto ovvio, ecco perché bisogna anche pensare come se non si morisse mai, che non possiamo, nel momento in cui la Regione ormai ha avanzato a tale livello il nuovo ospedale, pensare di dire no, noi difendiamo quello attuale e cancelliamo quello futuro. Perché quello futuro deve essere necessariamente un nuovo ospedale. Questo ospedale, poi diciamo, poi parliamo di comprensorio, cioè vorremmo che tutto il comprensorio, la domanda di prima, ci riempiamo la bocca, alla domanda successiva sconfessiamo quello che abbiamo detto alla domanda di prima, chiaro? Ecco che va visto in modo sistematico la risposta di un candidato sindaco, perciò Vasto deve crescere, deve uscire dal populismo, dalla demagogia. Quindi certo, la rete sanitaria approvata dalla Regione a guida Marco Marsilio ha potenziato l'attuale ospedale, ovviamente il nuovo ospedale, gli stessi servizi potenziati, perché ci sono nuovi servizi che verranno implementati, fra cui l'emodinamica, come sapete, verranno poi spostati al nuovo ospedale. Quindi è chiaro che intanto dobbiamo potenziare e mantenere questo. Io nel programma ho messo addirittura un parcheggio che da 15 anni aspetta di essere fatto. Poi possiamo mettere tutti gli anestesisti che vogliamo, cari colleghi, ma se poi non ci si può andare all'ospedale, che bisogna prendere la multa lungo via Santa Lucia, non ce l'abbiamo un ospedale, abbiamo una struttura, ma non, forse dei medici, ma non un ospedale. Questo per un punto di vista. Dall'altro punto di vista, stesso discorso. Un sindaco è un sindaco, è l'ultimo anello della catena governativa sul territorio, è l'ultimo anello che fa rispettare la salute, è la persona, l'unica al mondo italiano, che può impedire a una persona di togliere la libertà col trattamento sanitario obbligatorio. Solo il sindaco lo può fare. Se uno impazzisce, se il sindaco in quel momento non firma, quello non si può fermare. Ed allora voi volete che una persona possa dire se bisogna fare il vaccino o non bisogna farlo? Quello è un dibattito che non attiene al candidato sindaco, e se esprime la sua opinione sbaglia. Così come non deve dire se il candidato sindaco va a caccia o non va a caccia, può andare a caccia come appassionato, ma non può tifare per i cacciatori se fa il candidato sindaco. E allora questo dibattito deve essere fatto nelle sedi opportune, con le competenze opportune, quindi con medici, virologi, scienziati che ci dicono cosa è esatto. Il sindaco deve fare solo una cosa, e questo faccio io e questo farò io da sindaco, far rispettare la legge. Se il governo riterrà, perché viviamo in una democrazia fino a prova contraria, non in una dittatura, che sia necessario e obbligatorio fare il vaccino, il sindaco potrà non essere d'accordo, ma dovrà farlo rispettare. La mia opinione personale, io sono vaccinato, resta ovviamente la mia opinione personale, che cesserà di esistere nel momento in cui io diventerò sindaco di questa città. Alessandra Notaro. Il discorso della sanità è un altro punto molto controverso. Il nostro ospedale ha visto uno spoglio di diversi servizi, di diversi reparti. Oggi siamo nelle condizioni in cui mancano tantissimi primari, manca una struttura, altro che immobile e medici. Qui manca tutto. Abbiamo un ospedale che sta crollando e non c'è nessun investimento in futuro previsto. Mancano chiaramente i concorsi per i medici, per il personale paramedico. Non abbiamo anestesisti, a Vasto non si può operare. Questo è il risultato di uno spoglio eseguito diversi anni fa da una giunta di centrosinistra regionale, e che purtroppo oggi ne paghiamo le grandissime conseguenze.
Adesso io dico, un sindaco può non occuparsi della salute dei cittadini? Assolutamente deve, e allora bisogna ripretendere di nuovo determinati servizi. Ben fa la giunta di centrodestra se mi dice saranno implementati i servizi che ci sono stati tolti ed altri nuovi? Oh, e per fortuna, io dico, è quasi ora. E allora interveniamo, perché va benissimo il nuovo ospedale, ma venga subito il nuovo ospedale. Ma che cosa ci portiamo? Oggi Vasto soffre tanto. E come non ricordare la medicina del territorio, la medicina di prossimità? Noi abbiamo un vastese che soffre, e soffre tantissimo anche per l'offerta sanitaria. Bisogna assolutamente rafforzarlo questo servizio. Poi diceva del Covid, io posso essere d'accordo per quanto riguarda il discorso che il sindaco non si deve esprimere, io però ritengo che sia importante dire a livello personale, io sono vaccinata, i miei familiari sono tutti vaccinati, lo riteniamo un dovere l'esserci vaccinati nei confronti della nostra società e nei confronti dei cittadini. Indubbiamente c'è anche da dire che ci sono delle leggi e andranno applicate, ci saranno delle leggi e andranno applicate integralmente. Bene, allora siamo alla parte conclusiva di questo lungo e interessante confronto tra i candidati sindaci di Vasto. Ricordo che alla competizione elettorale partecipa anche Anna Rita Carugno, che ha avuto un problema giustificatissimo per il quale non è potuta essere presente oggi a confrontarsi con gli altri candidati. È il momento degli appelli, è il momento in cui siete voi a parlare direttamente ai telespettatori e in particolare agli elettori di Vasto, per convincerli negli ultimi 2 minuti e mezzo che avete a disposizione, insomma, a dare un consenso a voi e alle vostre liste. Però insomma, voglio dire, oltre che a parlare agli elettori, secondo me, io poi farò questo ragionamento alla fine con Rossano, ho sentito già qualche segnale per il quale possiate parlare anche a qualcuno che è già presente in questa sala. Vale a dire, ci sono anche queste prime prove tecniche di alleanze, di apparentamenti, per quelli che potrebbe essere uno scenario da non escludere, visto il numero dei candidati per questa città, vale a dire il ballottaggio. Allora sfruttate questi 2 minuti e mezzo per parlare ai vostri elettori, ma anche un po' di questa ipotesi del ballottaggio, insomma, anche di cosa avete tratto anche dalla giornata di oggi, al confronto con gli altri, nella possibilità di andare avanti magari insieme se al primo turno non doveste farcela. Allora, il primo spazio è quello di Guido Giangiacomo. Beh, allora, a me non piace dire l'invito al voto, è una cosa spiacevole, perché scegliere me stesso? Io ormai uso questo payoff, questo modo di pubblicizzarmi. Cosa voterei io se fossi un cittadino di Vasto? E l'ho detto più volte. Beh, intanto non voterei il primo che è arrivato, semplicemente perché non mi fiderei di una persona che si improvvisa sindaco. Voglio dire, diceva in apertura di trasmissione cursus honorum, non dico dove tornare a quello dei romani, che se non hai fatto prima il tribuno della plebe, il console e tutt'altro, non puoi fare il senatore. No, quello no, certamente sarebbe riduttivo. Però certamente un minimo di esperienza ci vuole, quindi non voterei una persona che, anche perché Vasto sta ridotta male, c'è un'emergenza Covid, bisogna avere un minimo di esperienza da gestire. Quindi non voterei una persona che oggi è appena arrivata. Non voterei quella che è un prerequisito, io ho sempre detto, anche questa è una battuta, di un politico, e non una caratteristica, la coerenza. Quindi non voterei persone che non hanno un messaggio chiaro in termini chi sono, a chi appartengo, qual è la mia storia politica, cosa chiedo, con chi lo chiedo, dove lo chiedo e soprattutto che ci voglio fare con questo voto al secondo turno. Io l'ho detto in modo estremamente chiaro. Se qui, no, non devo dire agli altri datemi l'appoggio qualora vada al ballottaggio, se qui abbiamo un'amministrazione uscente e 4 persone, 5 con la collega Carugno, che ritengo di non candidarsi con Menna, no, ritengono che praticamente non, il suo progetto politico non lo condividono. Perché dovrebbero condividere al secondo turno? Diverse ipotesi in cui diverse persone che non condividono un progetto politico dell'amministrazione uscente, ma non lo condividono con sfumature diverse, non possono poi ovviamente che cercare un punto di ricaduta per trovare un modo diverso di attuare quello che volevano attuare da soli contro un'amministrazione che non ritenevano di condividere in prima battuta e quindi trovare un'alleanza. Più chiaro di così, cioè non, e sarà automatico, sarà necessario, posso rispettare le scelte di chi dice no, io mi candido, se non riesco faccio opposizione. Una, a rispetto, per carità, non è la mia questa, perché l'ho fatta
15 anni l'opposizione e dall'opposizione si può fare poco. Preferisco trovare per difendere il voto dei miei cittadini un punto di sintesi con altri candidati, difficile per carità, mi rendo conto, ma poi andare a governare piuttosto che rimanere altri 5 anni a dire non va bene, non va bene, non va bene, per un puro egoismo personale, per dire o io o dopo di me il nulla. Ecco, questo è purtroppo una cosa che ha fatto male tanti anni al centrodestra e che ci porta ancora una volta ad avere non una divisione, perché il centrodestra è uno, i partiti sono qui, dove c'è scritto giustamente Corso Mazzini, quello è Corso Mazzini. Se poi un abitante di Corso Mazzini se ne va a via Giulio Cesare, è Corso Mazzini, non è che non è più Corso Mazzini, insomma, voglio dire. E quindi penso che sia stato chiaro. Benissimo. Perché votare me per queste motivazioni. E poi soprattutto perché senza partiti, lo ripeto, non si canta messa. Il partito non è un'organizzazione mafiosa, è un'organizzazione prevista dalla Costituzione, sia nei termini in cui si può costituire, sia quelli in cui è vietato costituire un determinato tipo di partito. Quindi io sono orgoglioso di far parte dei partiti ed è l'unico modo che io penso si possa declinare per amministrare una città di 40.000 abitanti, capitale di un comprensorio. Angela Pennetta. Io sono orgogliosissima di essere espressione del mondo civico e sono assolutamente l'unica, perché Guido Gian Giacomo si diverte a dire, evidentemente si riferiva a me, o non lo so, forse la notaro, che non abbiamo alcuna esperienza politica, ma io mi chiedo lui come fa a stare al Consiglio Comunale dal 1998. Tra un po' gli daranno pure il TFR, cioè non si è stancato di stare 24 anni e seduto al Consiglio Comunale. Io mi sono stancata di stare seduta qui per un'ora e mezza, figuriamoci se posso stare 24 anni a non fare nulla su una sedia del Consiglio Comunale. Allora, io il mio appello è ai liberi, ai cittadini liberi, che non hanno, perché il problema dei partiti, io mica sono contro i partiti, ci mancherebbe altro, conosco benissimo la Costituzione italiana, ma evidentemente in tutta Italia se nascono le formazioni civiche ci sarà pure un motivo, evidentemente i partiti non sono riusciti ad avere un contatto diretto con i cittadini. Perché vedete, ancora oggi, voi vedete alla città di Vasto venire tutti i big di destra, di sinistra, da Roma, da Milano, da chi... E allora che dobbiamo farci con questi big? Noi non ci facciamo assolutamente nulla, noi non abbiamo atteso nessuno da fuori, perché abbiamo le competenze e la voglia e forse la fortuna anche dei principianti di amministrare Vasto benissimo. Quindi io faccio l'appello a chi si sente completamente fuori da questi giochi, di questi giochetti, a chi non sopporta più la politica fatta con la spocchia, che nemmeno parlano e guardano al cittadino e aspettano soltanto dall'alto che venga qualcuno. Io faccio l'appello a chi? A quelle 11.000 persone che nel 2016 non sono andate a votare. Andate a votare, perché se finora non c'è stato nessuno che può aver ascoltato la vostra voce, ebbene, adesso c'è e sono io. Grazie. Grazie Pennetta. Lina Carici. La collega Pennetta non ci ha detto che cosa farà al ballottaggio, comunque, non fa niente. No, allora, se vuole ve lo dico tranquillamente. Vabbè. Non era una buona... Ho dimenticato di dire quando mi sono presentata che appoggiano la mia candidatura a tre liste, il Movimento 5 Stelle, la lista chiama Vasto e la lista chiama Vasto da Mare, chiedo scusa. Ecco, il ballottaggio, lo so che può essere sembrare banale, ma io sono convinta che al ballottaggio andremo noi e saremo contro il sindaco uscente Francesco Menna. Siamo convinti di questo e francamente, come diceva anche il collega Gian Giacomo, non siamo chiusi a un dialogo con gli altri. Quello che però sappiamo e vogliamo mettere in evidenza è che non siamo interessati alle poltrone. Quindi qualunque altra forza dovesse andare al ballottaggio e non io, non le mie liste, sì, possiamo anche sentirci coinvolti in questo ballottaggio, ma non abbiamo interesse ad avere delle poltrone, perché sappiamo benissimo che la famosa frasetta, quest'anno l'abbiamo sentita dire spesso, vero colleghi? Che le cose si risolvono stando all'interno. È una frase nella quale io non credo, un principio che per me non esiste. 5 anni di opposizione mi hanno fatto capire che non è così. Anzi, una maggioranza riesce a mettere all'angolo con molta facilità chi
non è d'accordo con essa. E non sto parlando dell'opposizione, sto parlando di membri della maggioranza stessa. Quindi questo è un argomento che non ci interessa. Perché votare noi? Perché noi siamo convinti, perché votare me? Perché io sono convinta veramente di riuscire ad essere il sindaco dei cittadini. Con il nostro programma abbiamo rimesso i cittadini al centro della politica, non centri di interesse, non lobby, non interessi particolari. Noi sicuramente avremo un'interlocuzione diretta con i cittadini tramite i comitati di quartiere, e ad ogni quartiere ci sarà un consigliere comunale che se ne prenderà cura. Questa è l'interlocuzione che noi vogliamo con la città. Non vogliamo più vedere persone che stanno a bussare alla porta del sindaco o alla porta degli assessori, perché secondo la mia opinione, ma anche esperienza, questo crea la politica clientelare e non ci interessa. Gli altri, tutti noi siamo alternativi a qualcos'altro. Io credo che l'unica vera svolta di Vasto siamo noi. Alessandra Notà. Beh certo, chiaramente anch'io come la Pennetta dico, nel momento che Gian Giacomo dice quelli dell'ultima ora si riferisce anche a me, no? Che sono in campo da un anno, dimenticando però che intorno a me c'è una squadra di persone che la politica l'hanno assaporata, che la politica l'hanno fatta, che si sono occupati di tante cose concrete. E vorrei fare soltanto un nome su tutti, c'è un'ex deputata che si chiama Maria Amato e tutti sanno su questo territorio quanto ha a cuore ad esempio il discorso sanità su questo territorio e quanto si è battuta. Bene, quindi voglio dire, il fatto che ci sia un sindaco che è la prima volta significa anche freschezza, significa novità, significa anche saper convogliare intorno a sé persone di diversa estrazione politica, perché la verità è che i partiti hanno dimenticato quel ruolo che gli è stato dato dalla Costituzione. Un grande uomo avrebbe detto che il partito praticamente è il tronco di un albero, giusto, dove ci sono le radici, questi cittadini, e poi c'è questa linfa, questa chioma che è il risultato del partito, che riesce ad essere chiaramente quello che questa linfa la fa diventare foglia verde, foglia sana. Io quello che voglio sottolineare è che noi abbiamo fatto invece un discorso di competenze. Questo territorio abbandonato ha dimostrato di avere un'assenza di idee, un'assenza di programmazione, un'assenza di progettazione, e queste sono state diciamo le nostre priorità, cercare persone che avessero le competenze giuste per intervenire con idee giuste. Per quanto riguarda il ballottaggio, io l'ho già detto, indubbiamente, come dice Guido, in questo c'ha ragione, noi siamo 6 candidati a sindaco, 5 chiaramente ci siamo presentati contro l'amministrazione comunale Menna, contro Francesco Menna, il che significa che siamo alternativi a Francesco Menna. Personalmente, e vi dico, anch'io sono convinta di andare al ballottaggio, avrò chiaramente la voglia e la forza e la determinazione di metterci intorno ad un tavolo, perché in ciascun programma c'è del bene per Vasto e avremo la necessità e sicuramente anche la capacità di metterle insieme. Nessuno si tiri fuori, va bene il discorso delle poltrone, Dina, però è un discorso che bisogna lavorare insieme, bisogna unire le forze per cercare di creare un'altra Vasto. Allora il mio appello è quello: andate a votare, andate a votare, votate con chi ha e per chi ha intenzione di dare veramente un altro volto a questa città. Votate Alessandra Notaro e la sua coalizione. Grazie. Grazie Notaro. Menna. Mi ricandido e chiedo fiducia ai miei cittadini, perché in questi 5 anni ho vissuto pienamente la sindacatura e con loro ho affrontato tante sfide, tante problematiche. Insieme a loro abbiamo risolto tante questioni, abbiamo affrontato le crisi, le grandi crisi finanziarie, lavorative, idriche, abbiamo affrontato la pandemia. Mi ricandido perché nonostante questo e anche per questo chiedo fiducia, perché abbiamo realizzato insieme tante opere: l'isola ecologica, il centro del riuso, l'impiantistica sportiva, la nuova attenzione al parco Muro delle Lame, la ristrutturazione del tribunale, del faro, la via verde Costa dei Trabocchi. Mi ricandido per non lasciare le cose a metà, per completare ciò che è rimasto a metà, per portare avanti tanti progetti, per inaugurare insieme a voi il terminal bus, la casa di riposo Sant'Onofrio, per costruire la città del benessere, la città del lavoro, la città della gioia. Mi ricandido perché concepisco, anzi non concepisco, un modo di fare sindacatura: il sindaco che non risponde mai al telefono, il sindaco che non ha la porta aperta, il sindaco che non è raggiungibile, il sindaco ostile. Mi ricandido perché voglio continuare a essere al servizio
della nostra città e dei nostri cittadini 1800 giorni all'anno, tutte le ore del giorno, come è stato in questi 5 anni. Mi ricandido perché amo questa città e perché amo la sindacatura. Per quanto riguarda le alleanze, io lo dico sempre, un sindaco e soprattutto un candidato sindaco ha 2 orecchie per ascoltare e 2 mani per accogliere e abbracciare. Siamo pronti a fare alleanze con chiunque voglia raggiungere e sposare le grandi sfide di questa città e di questo territorio, e questa è la sindacatura, cioè un progetto grande per risolvere i problemi e per continuare a stare insieme e a chiedere fiducia e a stringerci la mano quando ci vediamo in giro, a guardarci negli occhi serenamente e seriamente. Allora, abbiamo sentito anche gli appelli finali dei candidati. Io qui mi rivolgo al mio compagno di viaggio Rossano Orlando per capire se lui ha intercettato qualche segnale diplomatico in vista di un eventuale ballottaggio. Qualche segnale c'è, però è adesso prematuro parlarne sicuramente, aspettiamo l'esito del voto dei primi di ottobre e poi vediamo insomma cosa succede. È tutta una situazione di là da venire e quindi quello che ho apprezzato molto oggi è sicuramente l'attaccamento al territorio degli aspiranti sindaci. Sono stato con te direttore alla tribuna elettorale di Lanciano, anche lì ho notato la stessa situazione e questo mi fa onore e soprattutto ho notato un grande civismo da parte vostra. Come dicevo prima in apertura, è anche un dovere amministrare una città e quindi vi auguro le migliori fortune e che possiate farcela ovviamente. Tra qualche ora sul quotidiano Il Centro, in edicola, ampio resoconto. Ringraziamo anche Anna Bontempo, Gianfranco D'Accoto, coloro che stanno lavorando dietro le quinte anche per un importante servizio giornalistico sulla carta stampata. Vi ricordo che invece la nostra tribuna elettorale, sempre in collaborazione con Il Centro, tornerà lunedì sera alle ore 22 nuovamente. Stavolta sfideremo i candidati sindaci di Sulmona. Grazie ai nostri candidati, grazie Alberto Capo e in regia a Andrea Di Fabio, grazie ovviamente a Rossano e a tutti voi per averci seguiti. Buonanotte.